saluto a tutti amici di androidworld.it, un saluto da Ciso, questo è Samsung Galaxy R. Samsung Galaxy R, esclusiva in vendita su Expansys.it all'interessante prezzo di 469 euro. Ovviamente è appena uscito, quindi il prezzo ancora è un pochino più alto della media, ma siamo sicuri che scenderà molto presto. Questo smartphone si propone come un piccolo Galaxy S2. Qualche caratteristica troviamo sul retro: processore dual core da 1 GHz, aggiungiamo noi tecnologia Tegra 2, fotocamera 5 megapixel, fotocamera frontale da 1,3 MP, supporta codec DivX e Xvid per la riproduzione video, Bluetooth versione 3.0, presente GPS, DLNA e batteria da 1650 mAh. Lo schermo è in tecnologia super clear LCD. Questo è lo smartphone. Lo appoggiamo da una parte per vedere il contenuto della confezione. Manuali. Cavetto micro USB. Caricabatterie. E auricolari con gommino. Questo è lo smartphone, andiamo a rimuovere la plastica. Molto, molto bello, molto ampio il display, che è da 4 pollici e 2. Retro in plastica rigata, richiama in molte parti il Galaxy S2, anche se ovviamente non è della stessa costruzione, essendo, diciamo, la sua versione minore. Fotocamera 5 megapixel, LED flash, sopra il jack audio da 3,5, sul lato destro tasto di accensione, sotto microfono e porta micro USB, lato sinistro bilanciere del volume. Davanti abbiamo il tasto home e tasto menu e back, invece touch, questa è la fotocamera frontale. Apertura del dispositivo dalla parte alta e questa è la batteria. Andiamo a vedere se c'è una micro SD. No, non c'è una micro SD inserita in questo momento. Lo smartphone è molto molto leggero, appena preso in mano, esattamente come per il Galaxy S2, sembra quasi che la batteria non sia ancora stata inserita. Lo recensiremo nei prossimi giorni, potrete farci tutte le domande che vorrete su androidworld.it/forum nella sezione Galaxy R. Risponderemo a tutti i vostri dubbi nella recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it ed Expansys.